Buon pomeriggio e bentornati a Sport Report. In apertura occupiamoci della pallavolo perché è stata una settimana in cui si sono verificati due casi positivi per quanto concerne la Fenice Libera Virtus che dal 7 novembre sarà impegnata nel campionato di Serie B1 donne. Una positività riscontrata nel corso della settimana e nuovi tamponi sono previsti nei prossimi giorni. Per i dettagli sentiamo il servizio che abbiamo preparato. La Serie B1 di volley femminile è stata sconvolta da un doppio caso di coronavirus che vede coinvolta la formazione Ofantina della Fenice Libera Virtus. Nella nota ufficializzata nella tarda mattinata di giovedì dalla società attraverso i canali social, si spiega che due giocatrici della formazione titolare sono risultate positive. Nel primo caso, martedì scorso, una prima atleta sottoposta a tampone è risultata positiva, attualmente fuori regione e l'ha effettuato il tampone al momento stesso. Come da protocollo, il team, dopo 12 ore, ha fatto sottoporre al tampone tutta la squadra e lo staff tecnico. Nella serata di mercoledì c'è stato il primo responso, che ha portato a 19 casi negativi con un'altra atleta contagiata. Anch'essa asintomatica. Nei prossimi giorni è atteso un secondo tampone. L'intera squadra si trova in isolamento fiduciario. Mimmo Siena, World News 24. Ed eccoci al calcio dopo la parentesi azzurra con la nazionale che ha rimediato due pareggi e conseguentemente anche la possibilità il prossimo mese di centrare la qualificazione alle semifinali di Nations League. Torna il campionato con la quarta giornata che prevede un sabato ricco di sfide tra le big. Si parte alle 15 con la sfida del San Paolo tra Napoli ed Atalanta con i partenopei reduci dalla bolla del coronavirus, tutti negativi, eccezion fatta per Elmas e Zielinski, affrontano la rivelazione del campionato e tra le pretendenti allo scudetto, anche se Gasperini non lo dice apertamente. Poi il derby di San Siro tra Inter e Milan in condizioni di emergenza, in contemporanea alle 18 con Sampdoria-Lazio. Il tutto poi si concluderà questa sera con la sfida del Forno di Crotone tra la formazione calabrese e la Juventus, investita dalle polemiche per quanto concerne la violazione della bulla da parte di Cristiano Ronaldo, con una forte polemica con il ministro Spadafora. Passiamo adesso al calcio, il campionato nazionale dilettanti con una quarta giornata che per l'Audace Cerignola potrebbe risultare importante, soprattutto cercare il riscatto dopo la sconfitta contro il Francavilla. Queste le partite in programma nella giornata di domani per quanto concerne il campionato nazionale dilettanti. Ricordiamo che le gare in programma sono quelle della quarta giornata che prevedono Molfetta, Audace, Cirignola, Fasano, Brindisi, Gravina, Caserano, Pidelli, Sandia, Picerno, Francavilla, Lavello, Nardò, Puteolana, Portici, Aversa, Boi, Taranto, Sorrento ed Altamura, Bitonto. Ricordiamo che per quanto concerne la squadra dell'Audace Cerignola si trova nelle zone basse della classifica con 2 punti. Ecco il servizio di presentazione della gara. Due pareggi ed una sconfitta. Questo il bottino dell'Audace Cerignola dopo le prime 3 giornate di campionato. Per la formazione allenata da Michele Pazienza, il momento è particolarmente delicato e bisogna cercare quantomeno di fare bottino pieno già dalla prossima sfida in programma in trasferta domenica prossima contro il Molfetta.
La belva subita a 20 minuti dalla fine contro il Francavilla per una rete a zero vincente, la formazione ospite ha lasciato uno strascico non indifferente all'interno della formazione gialloblu, che deve cercare soprattutto di muovere una classifica per il momento troppo brutta per essere vera. Avversario di turno è il Molfetta, che finora nel rullino di marcia vanta una vittoria e due sconfitte. Una situazione non facile, ma per uno dei giocatori di punta dell'Audace Alessio Esposito, adesso l'importante è il riscatto. Sì, ha dimostrato di essere una squadra in forma, però noi comunque ci vogliamo rifare. Molfetta è un bel gruppo, si vede, affiatato, però penso che diciamo, domenica noi non andremo lì, diciamo, a fare una passeggiata, ma combatteremo su tutti i palloni. È tutto per questa edizione di Sport Report. Grazie per averci seguito. L'informazione di World News 24 torna domani mattina con la domenica. A tutti un buon pomeriggio di giornata. A presto.